Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Notizie Senza Mascherina. La notizia del giorno, inevitabilmente l'avrete già sentita rimbalzare da un notiziario all'altro, sono gli ulteriori aiuti per 8 miliardi di euro che il Consiglio dei Ministri ha varato ieri sera in una seduta straordinaria convocata di domenica con il decreto Ristori Quater, quarto provvedimento che arriva nell'arco di ormai una manciata di mesi per cercare di dare, come dice la parola stessa, un ristoro a quelle attività economiche danneggiate dalla inevitabile crisi che si è resa inevitabile appunto dopo i provvedimenti restrittivi, il primo lockdown e le misure per cercare di contenere l'epidemia di Covid-19 che negli ultimi tempi sono state messe in atto da parte del governo, a cominciare dall'ultimissimo decreto del Presidente del Consiglio, quello datato 3 novembre. Intanto due considerazioni sul valore politico di questo voto e di questi soldi, 8 miliardi di euro dicevamo, ha un significato simbolico sul fronte interno perché è stato votato da maggioranza e opposizione, quindi si è voluto favorire lo scostamento di bilancio necessario, perché sapete che le casse della finanza pubblica italiana languono, sono in forte difficoltà, quindi anche questi sono soldi messi sul tappeto, ma a debito non li abbiamo, quindi in qualche modo è stato reso necessario appunto quello che in gergo tecnico si chiama uno scostamento di bilancio, e qui lo hanno votato tutte le forze politiche praticamente di maggioranza e di opposizione. Ma questo ha un valore simbolico anche nei confronti dell'Europa, dà l'idea, almeno una volta ogni tanto possiamo essere contenti di questo, di un paese coeso attorno al suo esecutivo nel tentativo di dare risposte concrete alla domanda, alle richieste di aiuto che arrivano dalle attività economiche. E questo è un segnale nei confronti dell'Europa, che ha un occhio benevolo verso l'Italia, così come tutti gli altri paesi fortemente colpiti dall'epidemia di Covid-19, ma resta comunque attenta alle regole, quindi vuole sapere come spenderemo i soldi, soprattutto perché dobbiamo ancora comunicare se alla fine accetteremo o meno di presentare i progetti per aderire al cosiddetto Recovery Fund. C'è anche l'altra questione, quella del MES, che sapete è un argomento un po' indigesto per il governo, quantomeno per una parte della maggioranza, ma queste sono questioni troppo alte di cui, se volete, magari parliamo un'altra volta. Oggi un'ultima considerazione mi sento di farla alla luce di questi nuovi 8 miliardi che andranno intanto a dare ulteriore ossigeno ad alcune categorie di lavoratori, ad alcune categorie di partite IVA, ad alcune categorie commerciali, mi vengono in mente ristoranti e bar, ma non soltanto, che già nei mesi scorsi qualcosa avevano ottenuto, quantomeno un segnale di vicinanza, forse non la panacea di tutti i mali che mesi e mesi di stop alle attività o di attività fortemente ridotte hanno provocato ai bilanci di queste attività. Dicevamo, è poco, però intanto è arrivato. No, l'altra cosa auspicabile è che venga posto finalmente fine a questa continua serie di dimenticanze che negli ultimi decreti aveva fatto lasciare a terra, senza aiuto, con inevitabili loro polemiche, tutta una serie di categorie, vuoi per dimenticanze vere e proprie, vuoi per difficoltà legate ai codici Ateco, che sono quei codici con i quali l'Istat classifica le attività commerciali in base alla loro appartenenza merceologica. Ecco, noi leggiamo che con questo decreto altre 31 categorie sono state ammesse ai pagamenti, alcune avevano anche un ruolo importante nell'economia, pensate ad alcuni settori dell'ambito turistico oppure del settore dei matrimoni, pensiamo alle attività di catering che sinora non avevano avuto contributi. La grande speranza, la grande incognita però è quando arriveranno questi soldi. Se a lungo si è parlato dei ritardi con cui sono state pagate le casse integrazioni e ancora adesso ci sono centinaia, forse migliaia di lavoratori che aspettano qualche mensilità arretrata, se a lungo si sono parlate delle proteste
per i ritardi e la complessità con cui le banche, per esempio, hanno concesso quei prestiti sui quali c'era pure la garanzia dello Stato, una delle primissime misure messe in campo già la scorsa primavera dall'esecutivo, tante polemiche in tempi più recenti hanno sollevato le lungaggini burocratiche e le difficoltà di incassare che molte attività economiche hanno segnalato anche dopo l'ultimo provvedimento, dopo il decreto TER, quello per il quale ricorderete si era detto: per agevolare tutto faremo in modo, queste erano le promesse del governo, che i soldi vadano direttamente sul conto corrente, approfittando di quel canale di dialogo già aperto da ogni contribuente con l'Agenzia delle Entrate. Ebbene, sembrava tutto facile come fare un bilancio, ancora pochi giorni fa molte associazioni di categoria denunciavano ritardi nel pagamento di quella più ultima tranche di ristori che avrebbe dovuto essere garantita dall'Agenzia delle Entrate entro il 15 novembre semplicemente con un bonifico bancario. Ecco, la speranza è che al quarto tentativo la burocrazia smetta di frapporsi tra il cittadino contribuente e in questo caso impresa economica in difficoltà e lo Stato, e che tutti i pagamenti possano avvenire in tempi rapidi.